Ministro Alfano, caro senatore Gentile, cari concittadini, oggi è un giorno speciale per Scalea ed il nostro comprensorio. È doveroso da parte mia, in qualità di assessore, ma soprattutto come presidente del Circolo Alternativa Popolare di Scalea, salutare i rappresentanti delle istituzioni presenti e dei comuni vicino a noi, nonché tutti i cittadini presenti a questo importante incontro per la città di Scalea e per il territorio. Incontro, credetemi, caro Ministro, che segna ancora una volta una traccia indelebile nella storia di Scalea e che questa volta lo fa in modo positivo, lasciando spazio a quella speranza di ripresa che tanto stiamo cercando di invocare e far partire per la nostra zona. Poiché positivi sono i termini con i quali oggi esortiamo e promuoviamo politiche di ripresa e di sviluppo, e positive sono le aspettative da questo speciale incontro con voi che rappresentate lo Stato e una delle istituzioni massime del nostro Paese. Doverosi sono anche i saluti al nostro Ministro della Salute Lorenzin, non solo per l'impegno sul campo che dimostra ogni giorno, ma soprattutto per aver dato risposte concrete per la riapertura del nosocomio Praiese a seguito della nota sentenza di riapertura e dei disagi evidenziati da noi tutti e dalla popolazione. Caro Ministro, anche per questo sono stati anni duri per noi, ma oggi arriva una risposta che abroga quel decreto ed arriva dando giustizia ad un territorio che immeritatamente ha subito gli effetti di una politica cieca e che per anni ci ha considerato come territorio marginale rispetto ad altre aree della Calabria e della nazione. Oggi questa risposta rappresenta infatti il riscatto per coloro che, come noi, credono ancora nelle istituzioni e nella forza della ragione, l'unica forza che può contrapporsi in modo concreto alla protesta populista che continua a strumentalizzare disagi come il discorso dell'ospedale di Praia, solo per ottenere consensi e non per risolvere in modo reale i problemi della gente e dare soluzioni in tempi di crisi come questo ai bisogni di un territorio. Per questo siamo contenti della sua presenza, Ministro Alfano, a Scalea e del sottosegretario Tonino Gentile. La visita del leader nazionale di Alternativa Popolare ci permette di delineare politiche nuove e mettere in cantiere idee utili ai cittadini del nostro territorio. Come rappresentante del Circolo di Scalea, insieme ai miei colleghi, non posso che salutare con grande entusiasmo la visita del Ministro, nonché del nostro leader nazionale. Alfano viene qui non solo per aprire e rendersi conto della presenza di nuovi circoli, ma viene per confermare risposte. Risposte che ci sono state e sono dovute alle popolazioni e che finalmente danno giustizia. Ripeto quello che ho già detto in conferenza stampa l'altro giorno e ribadire comunque che il Ministro troverà una città che sta mettendo tutta se stessa per riprendersi e che l'immagine del nostro Paese, dai tempi del decreto di scioglimento del Consiglio Comunale, ora è in ripresa. La stessa fiducia che ha posto il sottosegretario Gentile a questo circolo e al nostro operato dimostra in parole povere che ci siamo e stiamo facendo del nostro meglio per rilanciare Scalea non senza difficoltà. Certamente con il ministro e con il sottosegretario Gentile, l'amministrazione comunale, il sindaco e tutto l'esecutivo ha discusso dei punti di forza del nostro territorio ancora fermi al palo, come la biosuperficie e il miglioramento dei trasporti nella zona, ma anche della necessità di avere riferimenti più celeri per quanto riguarda il turismo e il rapporto con i paesi terzi, a cui oggi Scalea si sta affiancando con il gemellaggio europeo, in particolare con le nazioni della Polonia, del Belgio, della Russia, della Germania, della Romania, dell'Irlanda, della Gran Bretagna, del Giappone, della Cina, dei paesi arabi, dell'Argentina, del Canada e della stessa Europa. Obiettivi questi che insieme ai miei collaboratori diretti, ai partner e operatori turistici a me vicino, nella missione che ho deciso di intraprendere come amministratore comunale, voglio portare avanti per migliorare gli aspetti socio-economici della città e del comprensorio e in questo il Ministro degli Esteri è di grande aiuto. Insieme al mio staff di volontari, in tempi di ristrettezza economica e con sacrifici personali come assessorato e come amministrazione comunale, abbiamo scelto senza non poche difficoltà di affacciarci verso l'Europa per far conoscere le nostre bellezze al mondo e quindi
scelto la finestra europea come trampolino di lancio di nuove politiche di sviluppo per la zona e spero che in questi giorni potremo già avvertire i risultati di questa operazione di amicizia con i nostri concittadini europei polacchi, russi, americani e asiatici. L'accoglienza per noi, tradizione millenaria, è la nostra unica forza che in questo momento disponiamo per cercare di portare la città avanti, caro Ministro e amici presenti. Voglio comunque anche ribadire, proprio per ciò che ho espresso, che il nostro modo di fare politica non è basata sulle chiacchiere da marciapiede e dal botta e risposta inutili sui social. Quando abbiamo scelto di fare parte di Alternativa Popolare, lo abbiamo fatto in virtù di quella forza della ragione che un buon padre di famiglia deve dare per portare avanti la casa di tutti. Di fronte alle difficoltà, molte volte non si risponde gridando il disagio, ma piegando la testa sul lavoro. Per questo noi abbiamo deciso di intraprendere una via pragmatica di mediazione continua con i nostri rappresentanti. La politica è capacità di proposta e di dialogo e noi siamo espressione di questo e non di polemiche che servono solo a strumentalizzare disagi e cavalcare onde di populismo becero che niente porta come risultati alla società. Certamente in democrazia è giusto poter criticare, la libertà di parola per noi è sacrosanta. Ma quando il gioco si fa duro non bastano le chiacchiere per risolvere i problemi, bisogna anche avere la capacità di ascoltare e portare avanti attraverso il dialogo un ragionamento ed una idea costruttiva per il Paese, soprattutto in questi tempi di crisi. La gente non vive di chiacchiere ma di soluzioni e le soluzioni in ambito istituzionale sono fatti di lavoro certosino. Molte volte costruito sui sacrifici fatti da chi non appare e sta dietro le quinte e che crede in una visione di un paese diverso. Il nostro lavoro, il lavoro del senatore Tonino Gentile, è fatto in questo modo. L'incontro con la Lorenzin a proposito dell'ospedale di Praia a Mare è il risultato del percorso concepito a cui ha contribuito in modo pratico lo stesso senatore e di questo siamo grati al nostro segretario e al nostro leader regionale. Alfano a Scalea è anche questo, gratificazione del lavoro che stiamo compiendo, non senza difficoltà, ma anche rilancio dei temi politici a noi cari per il nostro territorio. Alternativa Popolare è una grande realtà cittadina e comprensoriale e di questo ne siamo fieri. In ultimo, per l'iniziativa che ci ha permesso di ospitare il ministro Alfano, ringrazio i nostri responsabili regionali, il senatore Antonio Gentile e lo stesso leader nazionale Alfano per aver scelto Scalea come riferimento politico del partito nella nostra regione. È una grande e bella responsabilità a cui speriamo di poter apporre soluzioni per il nostro Paese. Grazie.